Bene, bene, bene. Buongiorno a tutti, buongiorno Daniele. Ciao, buongiorno Davide. Bentornato e bentornati su Spazi Attorcigliati. Ci siamo presi una settimana di pausa per poi tornare in bomba, per parlare di una cosa semplice, di quelle che riesci a snocciolare in 5 minuti. Di cosa vogliamo parlare oggi, Daniele? Di meccanica quantistica, Meccanica di quantistica. aspetti base di meccanica quantistica, e cercando di chiarire perché più o meno tutti siamo ancora sotto shock da quando Dopo questi 5 fatti li abbiamo scoperti. Quindi sì, una puntata di 5 minuti, no? di quelle leggere, quelle che uno può ascoltare correndo, facendo jogging, eccetera. A questo proposito, per sfruttare il tempo al meglio, abbiamo pur avendo letto tutte le domande che ci avete fatto, Tutte. tutte, tutte, dalla più interessante alla più imbarazzante, abbiamo deciso di posticipare il momento delle risposte a una futura live domande e risposte, in modo da avere anche un'interazione un pochino più fruttuosa con voi e riuscire anche ad avere delle conversazioni e non solo delle domande e risposte. Quindi direi che oggi noi vogliamo iniziare da subito, così, senza Sì, riscaldamenti. cominciamo da subito senza riscaldamento, facciamo una cosa proprio asettica, semplice, puntuale. Facciamo un elenco, neanche troppo organizzato, di fatti che abbiamo imparato e che sono veri, sono diciamo veri e verificati, in tutte, le teorie, in tutti i fenomeni quantistici. E che sappiamo descrivere bene, teoricamente e appunto sperimentalmente con tutti i crismi, ma che sono, ve ne accorgerete, insomma, ciascuno, uno più, come si dice, puzzling, più Sconvolgente. sorprendente sì, sconvolgente, diciamo, sì, sorprendente degli altri. E che, diciamo, tutti assieme ci dicono che il mondo è, come al solito, più complesso, più interessante di come pensavamo fino a qualche anno fa. Sì, beh, dopo tutto io ci scuserei, noi siamo cresciuti ci siamo evoluti nel mondo macroscopico, nella savana e abbiamo sviluppato l'intuito per quello. Nessuno, non c'era ragione di Macroscopico. aspettarsi che poi funzionasse. Macroscopico, insomma. A Insomma, me prendevano un po' in mesoscopico. giro per l'altezza, non so a te, Mesoscopico. però da piccolo. Siamo nel mondo dell'mesoscopico. Mesoscopico. Quindi il nostro Sì, intuito ecco, fallisce quando andiamo nel microscopico e dobbiamo semplicemente accettare quello sì, che vorrei fare una, diciamo, come si dice, una precisazione di partenza, giusto per inquadrare le cose nella maniera appropriata, non vorrei dare impressioni sbagliate. Allora, nel seguito cercheremo giustamente, secondo me, di evidenziare gli aspetti appunto sorprendenti, come dicevamo, controintuitivi, tutti gli aspetti della meccanica quantistica che veramente ci costringono a ripensare il nostro modo di vedere il mondo fisico, quantomeno. Però, e quindi evidenziamo tutti gli aspetti, diciamo, pazzi. Però, chiariamo. Un'altra volta, questi sono tutti fatti verificati sperimentalmente un numero innumerevole di volte, sono tutte basi solidissime per, come si dice, navigare il mondo, anche letteralmente, nel senso che sono la base per navigare su internet e tutto il resto, cioè sono sulla base di questi fatti e della teoria che li descrive, appunto, del formalismo che li descrive, cioè la meccanica quantistica, siamo stati capaci di creare una tecnologia, di cambiare radicalmente il modo di vivere. E quindi è roba solida, sorprendente, paradossale, ma solidissima. E in qualche modo, due precisazioni, una piccola aggiunta e una precisazione. In qualche modo, ogni volta che uno dei nostri spettatori accende il suo computer o si infila in una risonanza magnetica, si sta fidando del grado di credenza che abbiamo rispetto a queste stranezze del mondo, uno. E due, che tutte le stranezze di cui vi parleremo non sono state introdotte per la perversione dei fisici, Che che purtroppo risultava pure necessaria. c'è, eh?
che c'è io, non, insomma, siamo i più perversi di tutti, ma in questo specifico caso, in qualche modo, per ora, la meccanica quantistica è il modo meno strano che abbiamo per descrivere il mondo microscopico. Non abbiamo aggiunto stranezza gratis, è tutta necessaria. O se vuoi abbiamo posto tutta la resistenza che abbiamo potuto all'accettare queste stranezze. Assolutamente. E poi forse, scusa, un'altra precisazione è che cercheremo il più possibile di presentare questi fatti e questi aspetti teorici della meccanica quantistica senza appoggiarci necessariamente a una o l'altra interpretazione. Magari facciamo un'altra puntata su tutte le varie interpretazioni di questi fatti, cioè una volta accettati tutti questi aspetti teorici, sperimentali, osservativi della meccanica quantistica, mi verrebbe a dire della natura, rimane il dibattito ed è veramente vivo, non acrimonioso ma di sicuro agguerrito, su che cosa veramente vogliono dire tutti questi fatti, che com'è veramente il mondo se dobbiamo accettare la descrizione data dalla meccanica quantistica, diciamo livello ulteriore di spiegazione, interpretazione della meccanica quantistica. Quindi cercheremo di tralasciare un po' quello perché merita tutto un altro dibattito più approfondito e cerchiamo di rimanere sui fatti, diciamo. In qualche modo su quelle cose su cui tutti siamo d'accordo. Sì, sulle cose su cui siamo tutti d'accordo è che qualunque sia la tua interpretazione devi dar conto di questi aspetti e anche se vuoi modificare la meccanica quantistica perché non accetti un certo modo di presentare le cose o pensi che ci sia una teoria migliore su altre basi, comunque devi saper riprodurre tutti questi fatti e spiegare com'è che vengono fuori quando andiamo a osservare. Quindi, e poi anticipiamo a questo punto che sulla base di questi aspetti, di questa introduzione agli aspetti base della meccanica quantistica, nel prossimo incontro cercheremo di dire, sempre in termini molto generali e senza andare ad entrarci uno nell'altro degli approcci alla gravità quantistica, cercheremo di chiarire se questo vuol dire avere una descrizione quantistica del mondo, cosa vorrà dire applicarla alla geometria, alla gravità, allo spazio-tempo. Punti base, diciamo. Fatto, dopo aver parlato della concezione newtoniana di spazio e tempo, non menzionando Galileo, cosa che ha fatto arrabbiare qualcuno, e poi di relatività generale, finiremo per entrare nella gravità quantistica, che è l'argomento che dà il titolo a questa nostra serie. Quindi è un momento importante nelle nostre chiacchierate. E concentratevi, fate un bel respiro. Credo abbia senso iniziare con la meccanica quantistica, così ce la togliamo e facciamo il nostro dovere. Che dici? Esatto. Allora, fatemi appunto elencare solo una serie di cose che sappiamo e vengono fuori. Allora. È apparso un gatto? Com'è? C'è un gatto che pare scappare. Questo è un riferimento al paradosso. Effettivamente potrebbe essere, però aspetta, mi è venuto il dubbio che sia un riferimento al fatto che non gli ho dato da mangiare. Dovrei avergli dato da mangiare, se non ricordo male. Prego, puoi controllare, non ti preoccupare. Va bene, comunque effettivamente il paradosso del gatto casalingo ci sta. Del tutto delocalizzato. Dai. Allora, intanto una cosa da dire in generale, che l'avevamo anticipata in una delle prime puntate, è che in meccanica quantistica la maniera di descrivere i fenomeni e le osservazioni è probabilistica. Quindi una cosa che ci viene preclusa in meccanica quantistica è di assegnare una qualunque forma di certezza al risultato di un'osservazione, quale che sia la quantità che vogliamo misurare. Se non in casi veramente speciali, mentre tutta la meccanica classica è basata sull'idea che se conosci lo stato iniziale del tuo sistema e sai le leggi della sua evoluzione, in linea di principio puoi predire con assoluta certezza
tutte le quantità osservabili relative a quel sistema. Questo in meccanica quantistica te lo puoi scordare. Non è vero. Il massimo che puoi fare è, dato il sistema in un certo stato iniziale, conoscendo tutte le leggi di evoluzione del sistema medesimo, poi al massimo assegnare una qualche probabilità di misurare questa o quella, questo o quell'altro valore di questa o quell'altra quantità osservabile. Di una particella, la sua posizione, la sua velocità e così via. Qualunque cosa, sì, tutte le proprietà di un sistema. Mi infilo subito con una domanda all'avvocato del diavolo. Siamo circondati da fenomeni statistici. Abbiamo vissuto una pandemia, vediamo le fluttuazioni dei contagi, esiste la meccanica statistica, la meccanica dei gas. Perché queste fluttuazioni statistiche tipiche della meccanica quantistica sono state così scioccanti quando in realtà avevamo già la meccanica statistica Boltzmann? Cosa c'è in più in meccanica quantistica che ha scioccato, diciamo, così tanto che ha portato Einstein a dire che Dio non gioca a dadi? Cos'è che l'ha scioccato? Sì, appunto, cercando di evitare il più possibile aspetti di interpretazione, dove appunto c'è ancora dibattito, il fatto è che in meccanica quantistica questi aspetti probabilistici sembrano, per così dire, irriducibili. Cioè, non sembrano dovuti alla nostra mancanza di conoscenza adeguatamente precisa dello stato del sistema. Mentre in meccanica statistica e in generale quando si tratta di fenomeni probabilistici nel contesto classico, il modo di interpretare quello che sta succedendo e quello che stiamo facendo è che, non avendo una conoscenza adeguatamente precisa di tutti i dettagli del sistema, dobbiamo ricorrere a una descrizione probabilistica, perché magari i fenomeni in gioco... Scusa? È un limite nostro. Esatto, diciamo, è un limite della nostra conoscenza del sistema. Quello che in meccanica quantistica sembra vero è che, anche avendo tutta la conoscenza dettagliata del sistema che sia possibile, comunque il massimo che possiamo avere è una descrizione probabilistica delle sue proprietà. Senza appunto scivolare nell'interpretazione della meccanica quantistica. E sto cercando di evitare, non è facile. E io sto cercando di tirare il più possibile. Possiamo dire che la meccanica quantistica sembra suggerirci per la prima volta nella storia, e questa è stata una grande rivoluzione, che nel mondo esistano fenomeni intrinsecamente probabilistici? Questo lo possiamo dire? Sembra dire, anzi direi qualcosa di peggio, sembra dire che sono tutti così. Ok, in ultima analisi, certo. Sì, se vuoi si può dire che alcuni sono così, nel senso che per molti dei fenomeni macroscopici a cui siamo abituati, questo aspetto intrinsecamente probabilistico dei fenomeni lo possiamo, diciamo, approssimare, diciamo, lo possiamo trascurare. In questo senso devi adottare questa descrizione intrinsecamente probabilistica dei fenomeni solo quando vai a guardare fenomeni a livello microscopico, eccetera. È rilevante nel microscopio. Sì. No? Esatto, diciamo, in quel caso è inevitabile, non ne puoi veramente fare a meno di adottare questo punto di vista. In altre situazioni puoi far finta di niente, diciamo. Però da fisico teorico sai che stai facendo finta di niente, non è che la natura è diversa a un altro livello di descrizione, insomma. Per quanto ne sappiamo della meccanica quantistica, il mondo è così, qualunque sistema fisico è così. Ci sono varie cose che manifestano, diciamo, questi aspetti. Per esempio, il cosiddetto principio di sovrapposizione. Prendi una qualunque... prendi qualunque proprietà che ci interessa misurare, osservare di un sistema, appunto la posizione, per esempio. Vogliamo poter dire, quella pallina è lì sul pavimento vicino all'angolo. Questa è un'osservazione, una predizione, che poi diventa un'osservazione nel caso della posizione di un oggetto fisico. In meccanica classica, se so
qual era la condizione iniziale, diciamo, della pallina. So che si evolve sotto l'azione di certe forze, c'ho le equazioni della meccanica classica per descrivere la sua evoluzione, so dire esattamente dove sarà la pallina tra 5 minuti quando vado a guardare. In meccanica quantistica il massimo che posso fare, in termini generali, poi magari ci sono casi un po' più particolari, però il massimo che posso fare è dire, ok, queste sono le posizioni possibili della pallina. In generale la pallina si troverà in una sovrapposizione di tutte queste posizioni, con una probabilità più o meno grande per ciascuna di esse. Sì, in qualche modo, scusami se mi introduco, ma Sì, fai. possiamo dire che noi che siamo mesoscopici abbiamo una nozione ben definita entro le nostre approssimazioni di posizione di una cosa, quindi questa tazza con delle formule sopra, che però il green screen esclude, ha una posizione specifica e precisa per me, ma quando scendiamo nel mondo microscopico dove gli effetti quantistici diventano significativi, chiedersi quale sia la posizione di una particella è quasi una domanda mal posta, nel senso è un tentativo di imporre il mio cervello mesoscopico a delle cose che funzionano in modo diverso. In un certo senso stiamo dando per scontato che il concetto di posizione sia un concetto con un unico valore ben determinato, mentre deve essere al più il risultato di un esperimento, di una misurazione, e in meccanica quantistica il risultato di una misurazione ha carattere intrinsecamente, come dicevamo, probabilistico. Questo non vuol dire Quindi completamente andando. casuale, perché è una confusione comune. Poi facciamo un po' questo ping pong, ma Sì. la meccanica quantistica ci permette, come dicevi tu, abbiamo una pallina, sappiamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, si usa questo termine, lasciamo che si evolva nel tempo, e poi i nostri conti in meccanica quantistica ci permettono di avere una distribuzione di probabilità delle varie posizioni che questa pallina può avere. Se noi ripetiamo l'esperimento 100.000 miliardi di volte, otteniamo proprio quella distribuzione di probabilità quindi non è che la pallina può essere ovunque, non sappiamo niente ed è completamente casuale, non buttiamo via Sì, la. forse, effettivamente, forse per chiarire ulteriormente questa cosa, continuiamo il ping pong, che è quello che poi si fa con la natura, no? Continuiamo a fare le domande, vediamo come risponde, ne facciamo un'altra, vediamo come risponde, cerchiamo di capirci meglio. Vero. Quello che hai detto è esattamente vero, dato una certa preparazione del sistema, cioè io ho preparato la mia pallina in un certo stato. Mi aspetterei in meccanica classica che a questo stato corrisponda una data posizione. Invece funziona così. Io preparo la pallina, in realtà, ripeto, non è una pallina perché quello è già un corpo più macroscopico, però preparo la pallina in una data posizione. Vado in un dato stato, nel senso che viene fuori da un certo apparato che prepara la pallina in una certa situazione. Vado a misurare dove sta. E vedo che sta lì nell'angolo. Poi ripreparo la pallina esattamente nella stessa. Torno in laboratorio il giorno dopo, la ripreparo nello stesso stato, viene fuori dallo stesso apparato esattamente come era prima, come ho fatto il giorno prima. Rivado a misurare la posizione e me la trovo al piano di sopra. Certo. Ritorno il giorno dopo, ripreparo la pallina esattamente nello stesso stato in cui era il giorno prima e 2 giorni prima. Rivado a misurare e la trovo in un'altra posizione possibile. Su Saturno. Sì. Faccio questa cosa moltissime volte, ricostruisco una distribuzione di probabilità delle possibili posizioni della pallina. Per dato stato, non è che non, diciamo, la preparo, in teoria se la preparo in modi totalmente diversi, a ciascuno di questi potrebbe corrispondere una posizione diversa, non è quello. Il fatto è che la preparo esattamente come era della prima misurazione e ottengo un altro risultato. Sì, e qui forse possiamo tornare a quello che abbiamo detto prima. Quando noi diciamo che la prepariamo in un certo stato, stiamo dicendo che anche nei conti teorici che facciamo, noi non introduciamo un'incertezza su quella posizione iniziale, cosa che invece facciamo in meccanica statistica classica, eccetera, eccetera. Cioè, la conosciamo con precisione, o quantomeno al netto degli errori sperimentali, anche sulla carta, nei conti teorici, noi mettiamo una posizione precisa. Beh, Però uno poi uno stato, stato sì, preciso. uno stato preciso, non necessariamente, sì, la Non necessariamente posizione. una posizione. E poi, questo, la meccanica quantistica, accendiamo la meccanica quantistica,
facciamo sì che avvenga quella cosa che chiamiamo evoluzione temporale, che porta il nostro stato iniziale in uno stato finale, e otteniamo una distribuzione di probabilità di posizioni nonostante la posizione iniziale fosse definita nel nostro specifico esperimento. Sì, forse chiariamo, quando parliamo di stato, anche in meccanica classica, è semplicemente una possibile situazione, una possibile configurazione del sistema, dove per questo intendiamo un'informazione, diciamo, completa, il più possibile completa, di tutte le quantità osservabili di quel sistema. Cioè, se di questo sistema possiamo determinare la posizione, la velocità, il colore, non lo so, come ruota, insomma, qualunque sia la quantità fisica che possiamo attribuire a quel sistema, prepararle uno stato vuol dire che diamo tutte le informazioni, lo prepariamo in una situazione che contiene tutte le informazioni possibili di quel sistema, e chiaramente poi dobbiamo andare a misurare. È la carta d'identità del nostro sistema. La carta d'identità, sì. Mentre in meccanica classica questo vuol dire che gli abbiamo dato una posizione precisa, una velocità precisa, un momento angolare preciso, eccetera, eccetera. In meccanica quantistica questo vuol dire solo che abbiamo stabilito una distribuzione di probabilità precisa per tutte queste quantità. E non che abbiamo determinato. Alcune possono essere precise, ma non necessariamente, anzi... No, la distribuzione di probabilità, sì, la distribuzione di probabilità di queste quantità è precisa. Sì. Poi, a seconda di come è fatta questa distribuzione di probabilità, la determinazione di queste quantità, posizione, velocità, eccetera, è più o meno precisa. Però, insomma, giusto per ribadirlo, anche preparando uno stato iniziale in cui la velocità è... tutte le quantità hanno una di certa distribuzione di probabilità, e nello specifico quella della posizione è precisa in un punto, quindi se prepariamo uno stato preciso in una posizione, con la distribuzione di probabilità è piatta, a punta e poi piatta di nuovo, quindi è proprio lì, questa cosa qui si evolve nel tempo in uno stato tale che la distribuzione di probabilità della posizione non è più fatta così, ma è, diremmo, smooth, si allarga, no? Sì, e infatti questo, diciamo, come ci si è accorti di questa cosa? Chiaramente tutto, come dicevo prima, non se l'è inventata un fisico o un altro, e a un certo punto in qualche modo magico o con violenza ha convinto tutto il resto della comunità che era il modo giusto di descrivere il mondo. Siamo stati costretti a accettare questo modo di descrivere il mondo da una marea di esperimenti, osservazioni, e poi chiaramente che hanno causato dibattito, elaborazioni teoriche, sviluppi matematici, eccetera. Un fenomeno che veramente ci ha costretto a cominciare a ragionare in questi termini, anche per sistemi fisici dove non ci saremmo mai aspettato, è per esempio il fenomeno dell'interferenza. Qual è un sistema che, diciamo, è quello che mai ci immagineremmo di dover trattare in termini probabilistici, una singola particella. In meccanica classica non c'è sistema più semplice, cioè prendi una particella, diciamo, piccola abbastanza che non devi guardare la struttura interna, eccetera. Ci sono solo due cose che puoi dire di quella particella, praticamente: dove sta e a che velocità si muove. Non c'è nient'altro da dire, cioè, diciamo, contiene pochissima informazione, è un sistema in questo senso elementare. Quindi, se fossimo in meccanica classica e ci mettessimo davanti a un apparato sperimentale che fa la seguente cosa: c'ha un piccolo cannoncino che spara particelle. Una alla volta, sempre tu, come al parco giochi, no? Quando devi colpire gli obiettivi in fondo alla stanzetta. E però mettiamo in mezzo un muro con solo due buchi. Sì. Quindi che questa particella, ogni volta che la tiriamo, o va a sbattere sul muro e lì rimane, o rimbalza, o quello che è, o viene assorbita dal muro, o a seconda di che tipo di particella è, o rimbalza, oppure passa per i buchi. E poi, dopo questo muro, andiamo a mettere un altro schermo dove invece registriamo tutti i punti di arrivo della particella. Non c'è è un sistema di osservazione molto semplice. C'è un rivelatore di particelle nel muro finale, che semplicemente dice: tic, è arrivata qui, tic, è arrivata qui, tic,
è arrivata qui. In mezzo c'è solo un muro con due buchi e dall'altro lato c'è un tuo amico sperimentale che spara col suo cannoncino, spara le particelle. È anche divertente. Divertente finché non guardi i risultati. Perché in meccanica classica, nella descrizione newtoniana, diciamo, galileiana pure, del sistema, ti aspetti semplicemente che di ottenere dalla, diciamo, a livello delle osservazioni finali, come risultato sperimentale, che c'hai uno schermo dove non è stato rivelato nulla, eccetto in due zone che fondamentalmente corrispondono ai due buchi. Certo. Perché la palla passa perché? Esatto, perché la particella o ha sbattuto sul primo muro e non è mai passata oltre, o è passata da un buco o è passata dall'altro. Se è passata da un buco va a finire in una certa zona del muro, dello schermo finale. Se è passata dall'altro buco va a finire in un'altra zona dello schermo finale. E fin qui. Ora, prima cosa, non è esattamente vero che nel momento in cui spari una meccanica quantistica, diciamo, quando vai a fare l'esperimento, non è proprio vero che se lanci una sola particella va a finire o in una zona o in un'altra. A volte te la trovi pure in mezzo. E tu dici, boh, questo forse è perché il muro, diciamo, i buchi iniziali hanno una certa dimensione, magari va a sbattere sui bordi, magari non ho stabilito la traiettoria proprio precisamente, insomma, ci sono varie incertezze. E fin qui potresti dire, ok, questo ha a che vedere forse con la mia ignoranza di come veramente è fatto il sistema, di come l'ho preparato, eccetera. Benché, diciamo, l'hai preparato semplicemente sparando una singola particella, non è che c'era molto, moltissimo da sapere. Allora, rifai questo esperimento, ne lanci un'altra, e poi vai a guardare il risultato sullo schermo finale. E quello che vedi è esattamente un pattern che si chiama di interferenza. Fai zone che sono con zone di rilevazione, diciamo, più intense, zone meno intense, zone più intense, zone meno intense. Ed è esattamente il pattern, la figura che otterresti se tu invece di una particella avessi fatto emanare dal tuo cannoncino un'onda, tipo un'onda elettromagnetica o quello che è. Quello che diciamo adesso è che in pratica quello che stiamo rilevando è l'onda, la funzione d'onda che stabilisce la probabilità di avere una posizione della particella corrispondente a uno o all'altro buco. Però non è... Mi infilo, faccio semplicemente... Sì, fai. Questo significa che non solo le particelle si portano in giro una certa distribuzione di probabilità che ci immaginiamo come un'onda diffusa nello spazio, ma che queste onde sono abbastanza reali da interferire tra loro e comportarsi davvero come si comportano le onde che conosciamo, i suoni, le onde nell'acqua, esatto, quando tiriamo un sasso in uno stagno, le onde elettromagnetiche. Questo è sconvolgente. Questo è pazzesco. Sì, e c'è da dire. Quindi questo in genere viene codificato come la dualità onda-particella. Però forse nel senso che gli oggetti, anche quelli che sembrerebbero normalmente, che normalmente descriviamo come particelle, hanno in realtà anche proprietà ondulatorie, sono in un certo senso anche onde. Questo è corretto, è come è stato descritto all'inizio. Però mi sembra forse ancora più corretto semplicemente sottolineare che l'onda di cui stiamo parlando è la distribuzione di probabilità delle varie posizioni possibili. Ed è questo che misuriamo. Misuriamo tutte le varie posizioni possibili con la loro distribuzione di probabilità, che corrisponde alle frange di interferenza, eccetera, eccetera, che è questo comportamento ondulatorio. Se questo non vi bastava ancora, abbiamo parlato di... Siamo all'inizio, sì, cioè ancora tutto sommato, finché eravamo, questo è ancora gli anni 20 praticamente, uno dice, vabbè, tutto sommato non abbiamo solo particelle, abbiamo anche onde, abbiamo anche oggetti buffi che in un certo modo sono onde, in un certo modo sono particelle, a volte si comportano in un modo, a volte in un altro, lo posso accettare.
C'è però, e siamo sempre negli anni 20, attenti che la vostra vita sta per cambiare per sempre, c'è anche il cosiddetto principio di indeterminazione di Heisenberg. Il pezzo da 90. Ora, sì, un pezzo 90, vediamolo così. Uno può dire, ok, di una particella singola, ripeto, il sistema più semplice anche in meccanica classica che uno può andare a osservare, ho due quantità, la posizione e la velocità. Non è proprio la velocità, diciamo il momento, però più o meno è lo Diciamo la stesso. velocità. Sì, diciamo la velocità. E uno dice, ok, magari non posso determinare con certezza una delle due, magari non... Non posso determinare con certezza l'altro, però in linea di principio posso cercare di rendere l'incertezza in entrambi più piccola possibile. Devo... Ed è sempre Sì, è stato sempre stato così, per così tutti i fino ad sistemi oggi. è così, cioè l'incertezza è dovuta, come dicevo prima, alla mia ignoranza del sistema, oppure al fatto che invece di usare un apparato sperimentale ultra preciso ne sto usando un po' uno fatto in casa, per così dire, però immagino che migliorando la mia risoluzione sperimentale o la mia conoscenza del sistema posso migliorare e ridurre questa incertezza. Banalmente, il nostro intuito ci direbbe che spendendo un po' di più per comprare un metro più preciso e un cronometro più preciso, la nostra conoscenza della posizione e della velocità di un oggetto potrebbe crescere arbitrariamente, no? Potremmo ridurre Esatto. arbitrariamente la nostra incertezza. In linea di principio, quindi è il punto che facevamo prima, in linea di principio. Non c'è un limite a quanto esattamente posso conoscere il risultato, il valore di una certa proprietà fisica del sistema. Casomai ho un problema pratico, di mancanza di conoscenza adeguata di quel sistema, o di soldi, come sempre, per misurarlo. Ecco, in meccanica quantistica questa cosa non è vera. Ci sono inevitabilmente, di nuovo, non è in qualche sistema assolutamente assurdo, ma inevitabilmente per tutti i sistemi, sì, per qualunque sistema ci sono osservabili, quantità osservabili, proprietà fisiche di quel sistema che non sono simultaneamente determinabili con precisione. Peggio di così, non solo non sono simultaneamente determinabili con precisione, ma sono, come dire, incompatibili. Nel senso che meglio conosco una, meglio riesco a determinare una, necessariamente peggio posso dire qualcosa dell'altra. Quindi non è solo in via di principio non posso determinare entrambe le quantità, ma in linea di principio e di pratica matematica e sperimentale, più miglioro la mia conoscenza di una, peggio conosco l'altra. E la posizione e la velocità sono esattamente di questo tipo. Sono l'esempio più canonico e sconvolgente di questo. Come abbiamo detto prima, noi immaginiamo di avere una particella. Parliamo delle proprietà, posizione e velocità. A queste proprietà sarà associata una certa distribuzione di probabilità, una campana, no? Una curva fatta anche in un modo un po' più complesso di una campana. Se noi cerchiamo di restringere la campana della posizione, quindi rendere la posizione via via più precisa, schiacciandola, la campana della velocità si allarga. E viceversa, quindi una particella al limite con una posizione molto ben definita non ha una velocità molto ben definita, le velocità fluttuano di più e viceversa, ok? Sì, tornando all'esempio di prima, quello dell'apparato sperimentale dove vediamo l'interferenza, uno dice, vabbè, alla fine l'ho misurata però la posizione della particella sullo schermo finale, perché il mio rivelatore ha fatto clic qui, non in un'altra posizione. Ora, facendo tutti i conti, mettendo a posto l'apparato sperimentale, eccetera, mi chiedo, ma quando la particella ha fatto clic, quando il rivelatore ha fatto clic in quella posizione, quindi so che la particella aveva quella posizione, che velocità aveva? Faccio in modo, metto su tutto l'apparato sperimentale per rispondere a questa domanda e ottengo un'altra distribuzione di probabilità per la velocità della particella in quel momento, quando aveva quella posizione. E scopro che è totalmente piatta, cioè poteva essere qualunque cosa, esattamente per il fatto che ho determinato con una certa precisione la posizione, ho perso qualunque
possibilità di determinare con qualunque precisione la velocità della stessa particella in quel momento. Questo è pazzesco. Questo è pazzesco. Però appunto quello, ora chiarito speriamo l'esempio, ribadendo che questo è veramente l'esempio che in meccanica classica è il più semplice del mondo, cioè non c'è nessun dubbio sul fatto che mi sto perdendo proprietà del sistema. Una particella è talmente semplice che queste sono le uniche proprietà della particella, di cui sono quelle che la definiscono, c'è poco altro da dire. Chiarito questo, voglio ribadire ulteriormente che questo è vero per qualunque sistema fisico. L'affermazione è: per qualunque sistema fisico esistono molte, in generale, proprietà che io possa attribuire a questo sistema fra loro incompatibili in questo senso, nel senso che sono legate da un principio di determinazione tipo quello di Heisenberg. Non possono avere contemporaneamente un valore preciso. Esatto, non possono avere in linea di principio, di nuovo. Quindi non si tratta di nuovo migliorare, usare più soldi o cose del genere. Intrinsecamente, ok. Non ha senso chiedersi quale sia la velocità di una particella con una posizione specifica, precisa. Esatto. Quindi, allora, un'altra cosa, allora, già che ci siamo facciamo andiamo avanti. Come si dice? Ma sì, ormai, ora che stanno sullo scivolano giù gli ascoltatori, no? Ormai li abbiamo messi sulla slippery slope, lo scivolo verso l'assurdo, aggiungiamo roba. In generale, non è possibile attribuire che... non è possibile... pensare, non è possibile attribuire a un sistema fisico proprietà, un insieme completo di tutto, non è possibile pensare che un sistema fisico, qualunque esso sia, che è definito da certe proprietà, le possegga con valori definiti. Questo diciamo, non è possibile attribuire valori definiti alle proprietà di un sistema senza specificare quale effettivamente stai misurando, in che contesto, eccetera. Questa procedura, questo fatto, che è una specie di generalizzazione, se vuoi, dell'incompatibilità, dell'indeterminazione di Heisenberg, è una versione più generale, e addirittura è un teorema. È fondamentalmente il teorema di Kochen-Speckan, che quindi si può dimostrare come, diciamo, intrinseco del formalismo, non è ancora prima di essere poi verificato sperimentalmente. Si chiama contestualità, in pratica, è una proprietà di contestualità dei sistemi quantistici. Non puoi attribuire valori precisi alle proprietà di un sistema in assenza di contesto, cioè in assenza di aver specificato quale stai misurando, in quale situazione, eccetera, eccetera. Puoi attribuire al massimo proprietà definite in certi contesti a un sottoinsieme delle proprietà possibili del sistema. Cioè, se io ho 10 proprietà che posso attribuire al sistema, la posizione, la velocità, il momento angolare e non so che altro, il colore, sì, tutto quello che viene in mente, c'ho un certo insieme di possibili proprietà determinabili, misurabili di quel sistema, che lo caratterizzano, che ne caratterizzano il suo stato, la sua situazione, sappiamo che possiamo attribuire un valore definito al massimo, in qualunque sia il contesto in cui l'abbiamo preparato, in cui lo andiamo a osservare, al massimo un sottoinsieme limitato di queste, al massimo. Tale che in questo sottoinsieme non ci siano coppie di proprietà tra loro Sì, incompatibili. in questo senso dicevo appunto che è una generalizzazione della situazione del principio di Heisenberg, insomma. Quindi, questa in pratica è un'altra cosa abbastanza, Assurda, diciamo, assurda. abbastanza assurda. Cioè, io inviterei, ne discuteremo di nuovo sugli aspetti magari più concettuali, interpretativi della meccanica quantistica, però invito chi ci sta ascoltando a pensarci. Cioè, a pensare cosa vuol dire questa cosa. Cioè, mettiamola così, cosa ne è del vostro concetto di realtà
se stiamo parlando di un sistema quantistico. Perché normalmente diciamo, ok, il fatto che c'è una realtà là fuori che andiamo a misurare vuol dire, normalmente, diciamo, intuitivamente, quello che immaginiamo ciò voglia dire è che stiamo parlando di un sistema che ha certe proprietà, ce le ha di suo, e noi andiamo là a chiedergli quali sono, certo. A chiedergli che valori hanno, la posizione, la velocità, eccetera. Ecco, meccanistica, no. Questa non è possibile proprio concepire e descrivere poi matematicamente il sistema come se avesse proprietà definite per tutto l'insieme delle sue quantità osservabili. Certo. E questo è vero anche in variazioni, diciamo, della meccanica quantistica, dove cerchi di attribuire al sistema almeno alcune proprietà in maniera definita. Comunque non, questo può essere solo fatto per alcune delle proprietà, non per altre. Quindi è una limitazione forte, se volete, del concetto di realtà che è nascosto, diciamo, che è alla base del formalismo di meccanica quantistica. E di nuovo, fateci ripetere un'altra volta, dei fatti, degli osservativi che la confermano, insomma, che la supportano. Assolutamente sì. Allora, sì, e prima di passare a una... prima di passare all'aspetto successivo, naturalmente io vi lascerò nella descrizione di questo video una serie di punti di riferimento un po' più sviluppati di quello che possiamo fare noi in un'ora, quindi una serie di certo. Di divulgazione, una serie di cose che potete leggere per riuscire a cavare un ragno dal buco se non siete soddisfatti. Quindi... Ah, in realtà l'abbiamo fatto anche per gli altri video? Forse lo dovremmo fare pure per gli altri. Materiale nei commenti adesso. Ah, ok. Magari aggiungiamo benissimo. Qualcosa, poi diamo un'occhiata. Va bene, beh, sì, non ci ho fatto caso. Sono distratto di natura. Allora, prima di passare a una cosa ulteriormente sconvolgente, cioè l'entanglement, il teorema di Bell e simili. Sì, ora arriviamo pure là, tranquilli. Quella è veramente una delle cose più belle della fisica teorica. Bella perché è sconvolgente, bella perché alla fine è semplice. Quando vai a guardare come viene derivato il risultato matematicamente, è bellissimo perché c'è una profondità concettuale enorme a fronte di una, tutto sommato, una semplicità matematica e della descrizione sconvolgente. Quindi c'è qualcosa di veramente profondo in quello. Però prima di arrivare là vorrei fare, diciamo, facciamo un attimo di pausa rilassata, parliamo di un altro aspetto della meccanica quantistica che è tutto sommato più familiare, è la parte meno, in un certo senso, meno che fa meno a botte con la meccanica classica, cioè l'evoluzione. Tutto sommato, e parlando di evoluzione in meccanica quantistica, quella, diciamo, prima di passare alla gravità, ci dovremmo rendere conto anche del perché c'è il contrasto con quello che abbiamo imparato dalla realtà generale. Quando noi, allora, diciamo evoluzione, intendiamo, giusto per chiarirlo in termini da bar, intendiamo quella parte della meccanica quantistica che ci dice come un dato stato iniziale si evolve nel tempo, si trasforma nel tempo man mano che facciamo scorrere il tempo. Esatto, diciamo così, abbiamo accettato, diciamo, ci stiamo ancora riprendendo dal pugno in faccia, abbiamo accettato però che l'unica cosa che possiamo attribuire a un sistema fisico è una certa distribuzione di probabilità di tutte le varie proprietà fisiche che sono osservabili di quel sistema. Va bene, ok, cerchiamo di pensarci, cerchiamo di, diciamo, accettare questa nuova situazione. Va bene, però ora ci chiediamo, vabbè, ok, lo stato di un sistema è una distribuzione di probabilità delle varie quantità che possiamo misurare. Va bene, però lo preparo in un certo stato, quindi se lo vado a misurare in quello stato ottengo certi risultati in maniera probabilistica per le varie proprietà osservabili, come abbiamo detto. Fai conto che invece non lo misuro, non lo vado proprio a toccare, lo lascio dov'è? Il sistema evolve, cioè cambia. In generale passerà da uno stato a un altro, perché semplicemente le cose cambiano, perché i sistemi evolvono, perché interagiscono con altri sistemi, perché sono soggetti a delle forze,
magari quella mia particella, che era il sistema che stavo descrivendo, sta dentro un campo elettromagnetico, bene o male comunque sta nella mia stanza, quindi è soggetta alla forza di gravità, perché non vivo in una capsula spaziale, per fortuna. Insomma, le cose cambiano, le cose evolvono, lo stato dei sistemi fisici cambia. Va bene. La meccanica quantistica descrive questa evoluzione con quella che si chiama l'equazione di Schrödinger, che vabbè, poi si può migliorare la descrizione quando tieni conto della realtà speciale, però più o meno il concetto è lo stesso. C'è un certo stato, so che il sistema è soggetto a certe forze, a certe influenze esterne, diciamo. Tutte queste influenze esterne sono codificate da un oggetto che si chiama Miltoniana, che in pratica l'equazione mi dice cosa succede quando un sistema, una distribuzione di probabilità, lo stato di un sistema è soggetto alle forze codificate in una certa Miltoniana. E mi dice, ok, l'hai preparato in un certo stato al tempo zero, cosa succederà al tempo t? Dopo un anno, due Qualunque secondo. minuti, un secondo, un milione di anni. Sì, se Se vogliamo, sai. nello stesso modo in cui lo stato è la carta d'identità della specifica particella con cui lavoriamo, l'Hamiltoniana è un po' la carta d'identità del sistema fisico che consideriamo, no? Di tutte le interazioni che ci sono, Sì, della fisica vera e propria, no? Che noi studiamo. sì, quando dicevamo, sì, se vuoi, quando dicevamo che un sistema fisico è fondamentalmente caratterizzato dalle quantità che puoi misurare, che puoi osservare, le cosiddette appunto osservabili di un sistema. Tra queste c'è la Miltoniana, che è caratterizzato quindi anche dalle interazioni che ha con altri sistemi fisici, le forze a cui è sottoposto. Anche questo è un modo di caratterizzare, di specificare come è fatto, cosa succede a un sistema. È chiaramente un osservabile particolarmente importante perché, appunto, come dicevamo, è quella che ci permette di capire cosa succederà al sistema che era in un certo stato, ci permette di dire in che stato si troverà tra un certo tempo, dopo un certo tempo. Ora, la cosa che forse va sottolineata, anche appunto in contrasto, due contrasti. Un contrasto con quello che abbiamo detto sulla descrizione probabilistica del sistema, e un altro contrasto con quello che abbiamo ormai imparato dalla realtà generale e che abbiamo sottolineato varie volte nei video precedenti. Quindi sono due cose. Uno, la descrizione del sistema a un certo tempo è probabilistica, nel senso che tutto quello che, ripeto, tutto quello che possiamo dire è che c'è una certa distribuzione di probabilità per questa o quell'altra quantità osservabile. La descrizione dell'evoluzione, invece, è deterministica, nel senso che questa distribuzione di probabilità, come questa distribuzione di probabilità cambia nel tempo, È è un'idea. perfettamente determinabile. Cioè, se io so qual è la distribuzione di probabilità ora e so qual è la Miltoniana, cioè quali sono tutte le influenze esterne sul mio sistema, so con assoluta certezza qual è la distribuzione di probabilità dopo. Assolutamente sì. Quindi stiamo sempre parlando di distribuzione di probabilità, quindi in questo senso c'è sempre un aspetto probabilistico ineliminabile del sistema, ma come questa distribuzione di probabilità cambia nel tempo, è soggetta a una descrizione deterministica, cioè è perfettamente calcolabile e determinabile. Quindi, però è importante che, insomma, si chiarisca questa distinzione tra l'aspetto intrinsecamente probabilistico della determinazione dell'osservabile, delle quantità fisiche che vado a misurare, e l'aspetto deterministico della sua evoluzione. Noi diamo in pasto alla meccanica quantistica tutte le informazioni di cui ha bisogno, cioè quali sono le interazioni in gioco, e questa è l'Hamiltoniana, qual è lo stato di partenza, e queste sono le distribuzioni di probabilità che prepariamo all'inizio, e a quel punto l'evoluzione temporale ci restituisce
univocamente e inequivocabilmente una distribuzione di probabilità finale che poi corrisponde a quella che andiamo a misurare con gli esperimenti. Quindi, esatto. Posso farci un appunto? Sì, prego. Con tutta questa meccanica quantistica siamo un po' troppo seri. è vero. Stiamo prendendo troppo seriamente questa... È un po' austera, perché ci stiamo un po' immedesimando nella sofferenza di chi ha dovuto gestire queste cose per la prima volta. E secondo me abbiamo anche un sacco fisici. Di paura di cascare nell'interpretazione, quindi io mi sento proprio di muovermi sul ghiaccio. Esatto, cioè mi sto muovendo con i passettini un po' alla volta, cioè io vi dico la parte, diciamo, non dibattibile. Poi tu prima, io... ci stai accusando adesso di essere troppo seri, io ho rischiato di farti un pessimo gioco di parole prima, 10 minuti fa, vai. Quando mi hai detto quanto fosse bello il teorema di Bell, e io stavo per interromperti facendo un pessimo gioco di parole che avrebbe distrutto tutto il lavoro che stiamo facendo su YouTube. Sì, è agghiacciante. Vabbè, ora però ci penso, mi viene da ridere. Vabbè, comunque, ritorniamo seri. Faccia da leone. Quindi allora, dicevamo del contrasto di questo contrasto apparente tra l'aspetto probabilistico della descrizione del sistema e l'aspetto deterministico dell'evoluzione del sistema. Quindi questo va detto. La cosa che ai nostri fini di gente interessata alla gravità quantistica però è anche importante sottolineare è il contrasto con la realtà generale. Abbiamo speso 3 incontri praticamente, 3 chiacchierate per cercare di ripetere ossessivamente questo fatto che lo spazio-tempo è un sistema fisico, un sistema dinamico che evolve, cambia, che non c'è nessuna nozione, non ci può essere una nozione assoluta di tempo, spazio, come se fossero uno sfondo nella nostra commedia. Non possono essere separati a cuor leggero, non possiamo mettere lo spazio. Non possono essere separati a cuor leggero, non possono essere trattati come assoluti, devono essi stessi interagire e modificarsi a secondo gli altri sistemi fisici, eccetera, eccetera. E cosa vi abbiamo appena detto? Vi abbiamo appena detto che la distribuzione di probabilità di un sistema quantistico, cioè di tutto praticamente, di qualunque sistema vogliamo considerare, evolve nel tempo in maniera deterministica, tanto che sono capaci di dirvi esattamente qual è la distribuzione di probabilità tra 1 milione di anni, data la distribuzione di probabilità associata al mio sistema adesso. Sono sicuro, noi non li possiamo vedere quelli che ascoltano, però sono tutti sicuramente saltati sulla sedia a dire no, fermo. Quale tempo? Esatto, ma poi noi abbiamo detto anche un'altra cosa. Noi abbiamo pure detto per un'ora quasi adesso che la posizione nello spazio di un oggetto è intrinsecamente legata a un'indeterminazione, a una distribuzione di probabilità, che le nostre misure di posizione nello spazio non possono mai essere, dare sempre lo stesso risultato, perché abbiamo queste distribuzioni, perché fluttuano, perché cambiano, perché una particella non ha una posizione precisa nello spazio, perché distribuire. E poi parliamo di posizioni precise nel tempo, e non parliamo di fluttuazioni della posizione nel tempo. Sì, oltretutto, ripeto, ora mi è fatto in mente un'altra cosa, che dal punto di vista della realtà generale, come diciamo l'altra volta con l'idea di invarianza per diffeomorfismi e così via, il concetto stesso di posizione nello spazio non è proprio ben definito. No, certo. Perché stiamo parlando a rigore della relazione tra il sistema fisico che sto considerando e il sistema fisico che è spazio-tempo. Che disastro. Quindi, per evidenziare il contrasto non lo andiamo a risolvere adesso, ne discuteremo in tutto il resto dei nostri incontri partendo dal prossimo, però il contrasto va evidenziato. Esattamente quello che è successo, la gente nello sviluppare la meccanica quantistica ha totalmente e tuttora totalmente trascura la lezione della realtà generale. Certo. Quello che dicevi tu, il fatto che abbiamo separato il tempo, lo spazio, lo si può, diciamo, reincorporare nella meccanica quantistica perché in un certo senso è la lezione della realtà speciale, sì, certo, che poi sono collegati l'uno all'altro, però questo non è un problema estenderlo. Certo. Però l'idea che si possa parlare di uno spazio e di un tempo assoluti,
che non interagiscono con i sistemi, che non hanno loro stessi una loro dinamica e le loro proprietà osservabili, eccetera, questa è una lezione che effettivamente in meccanica si dimentica totalmente. Assolutamente. È esattamente l'origine del contrasto tra i due pilastri della fisica teorica moderna, cioè appunto la realtà generale e la meccanica quantistica. Quindi continuiamo, almeno per questa chiacchierata, a dimenticarcene. L'abbiamo sottolineato, effettivamente stiamo facendo finta di niente. Stiamo facendo finta che non abbiamo capito quello che abbiamo capito dello spazio-tempo dalla realtà generale. Ci portiamo dietro questo peccato originale fino all'inizio della prossima puntata. Sì, ce lo portiamo appresso con un certo senso di colpa, però serve anche appunto per rendersi conto che, mettiamolo così, che così come Newton aveva torto dal punto di vista concettuale nella discussione con Leibniz, però ha fatto bene tutto sommato a usare una concezione di spazio-tempo non proprio corretta, che sappiamo essere un po' dubbia, perché gli ha permesso di fare di Galileo, certo, e altri, tra l'altro. Comunque è sempre un'impresa collettiva, però sì, soprattutto Galileo e simili. Gli ha permesso comunque di progredire, cioè di capire tante altre cose, anche se sulla base di una concezione dello spazio-tempo dubbia. Così, trascurare la lezione della realtà generale, benché ci faccia sentire un po' in colpa, ha permesso alla meccanica quantistica, ai fisici teorici che hanno sviluppato la meccanica quantistica, di effettivamente descrivere tutto il resto del mondo fisico. Quindi non si può volere tutto e subito, si aspetta un po'. Cambiamo un po' la relatività generale per fini pragmatici e andiamo avanti. Sì, diciamo per fini pragmatici, però appunto secondo me è anche un punto importante. Questo pragmatismo è abbastanza fondamentale. Tu, diciamo, la meccanica quantistica è già problematica di suo. C'erano tanti e tali di quegli aspetti del mondo fisico che non si riuscivano a capire e che un po' alla volta con la meccanica quantistica siamo riusciti a capire, che è chiaro che abbiamo fatto bene a non cercare di risolvere tutti i problemi in una volta. È giusto, è corretto, ma è la stessa ragione per cui quando ci occupiamo di uno specifico problema trascuriamo tutto il trascurabile, la ragione per cui quando costruiamo un ponte non trattiamo le fluttuazioni quantistiche della posizione del cemento. Perché sì, non riusciremo, no? Esattamente. Per quello volevo cercare di sottolineare che un aspetto, diciamo, quello che tu chiami aspetto pragmatico è, diciamo, intrinseco, necessario nel progredire scientifico. La scienza progredisce, se vuoi, per modelli, non per grandi formulazioni di principio da cui in qualche modo si deriva per necessità logica tutto il resto. Si cerca di modellizzare un aspetto della realtà, semplificando le cose, trascurando altri aspetti che in quel momento complicherebbero solo la storia. Poi si cerca di generalizzare un po', poi si cerca la compatibilità tra due modelli diversi che a prima vista sono strani, non sono proprio compatibili. Insomma, un passettino alla volta. E c'è, cioè, in realtà, ora facciamo un'ulteriore digressione, giuro, ora la chiudo, sta cosa, ma insomma, secondo me sono importanti per capire cos'è la scienza, prima ancora che cosa dice la scienza. Secondo me la versione più corretta, adeguata, comunque tra le più moderne, di che cos'è una teoria scientifica, che è una cosa su cui dibattono i filosofi della scienza da più di un secolo, vede le teorie scientifiche come una collezione di modelli. Una collezione di modelli a diverso grado di generalità, con vari gradi di compatibilità, con diversi obiettivi. Ci sono i modelli fenomenologici, i modelli matematici semplificati che ti aiutano a capire un fenomeno, ci sono i modelli più fondamentali, sono quelli che normalmente chiamo le teorie fondamentali, che sono quelli dove in certo modo implementiamo immediatamente i principi base, insomma, eccetera, eccetera. Quindi, digressione, la chiudo. Chiusa anche perché se li stiamo tenendo qua da quasi un'oretta e mi piacerebbe parlare di entanglement e teorema di Bell.
ce la facciamo. Va bene. Che ne dici? Va bene, sì. Allora, parliamo di entanglement e menziono solamente una cosa che infatti in realtà andremo a sviscerare quando parliamo di interpretazioni della meccanica quantistica, cioè il fatto del problema della misura. Perché, ripeto, tornando a quello che abbiamo già detto, giusto per evidenziare un aspetto che andrà discusso in separata sede, abbiamo menzionato due modi di dire qualcosa del sistema. Abbiamo menzionato il fatto di dire come il sistema evolve, e abbiamo detto che è deterministico, sta là, evolve nel tempo in un certo modo, e poi abbiamo parlato dell'osservazione, misurazione delle sue proprietà. E abbiamo detto che effettivamente quando tu misuri una proprietà ottieni un certo valore. Cioè, se io vado a guardare in che posizione sta la particella, non è che ottengo una certa distribuzione di probabilità. Quando la vado a guardare una volta, ottengo una certa posizione. Questo è il cosiddetto problema della misura. Sembra che in un certo modo i sistemi fisici, a essere proprio precisi, evolvano in due modi diversi. C'è un modo che è quello che abbiamo detto è codificato dall'equazione di Schrödinger, che in pratica evolvono nel tempo, la loro distribuzione di probabilità per qualunque proprietà osservabile cambia in maniera deterministica e così. E poi c'è un altro modo in cui in un certo senso i sistemi cambiano, che è quando li vai a misurare. Li vai a misurare, il sistema cambia perché a un certo punto sta in una posizione. E questa è solo se rifà. Il problema del cosiddetto collasso della funzione d'onda, no? Noi abbiamo una distribuzione di probabilità, misuriamo e improvvisamente la nostra particella è localizzata. Esatto, questo, come possono immaginare tutti, crea una marea ulteriore di problemi interpretativi, di domande, ma che cos'è questo collasso della funzione d'onda? Perché ci sono queste due leggi di evoluzione, se vuoi, quella dell'equazione di Schrödinger e quella corrispondente alla misurazione. Insomma, questo è in un certo senso la base, sì, direi che è una buona base, una delle due basi probabilmente di tutte le questioni interpretative della meccanica quantistica. Un ultimo appello, i sistemi di misura devono essere dei sistemi quantistici anche a loro volta, e quindi l'interazione, tra l'altro, sì, in qualche modo descritta dall'equazione di Schrödinger comunque. Tra l'altro. Quindi, allora, quindi questa cosa discutiamo in separata sede, passiamo a quello che appunto sto dicendo, la seconda base di tutte le difficoltà interpretative. C'è un altro fatto molto semplice nella sua formulazione, ma non nella sua comprensione, dei sistemi fisici, della decisione quantistica dei sistemi fisici, il cosiddetto entanglement. Ora, senza voler andare a sviscerare veramente tutti gli aspetti, cerchiamo di dare solo un'idea proprio base generale. Nel momento in cui due sistemi fisici interagiscono, la si può presentare in due modi. Allora, uno è questo. Nel momento in cui due sistemi fisici interagiscono, se vuoi formano un sistema fisico in cui due sottosistemi sono intrecciati. Entanglement vuol dire quello, è l'intrecciaggio, non so come si dice. L'attorcigliarsi, così facciamo anche una reference. L'attorcigliarsi. Ti attorciglia. Ok, uso entanglement, se no mi viene troppo da ridere, qualunque sia la traduzione italiana che scelgo. Sono in un senso non più separabili. Tecnicamente anche questo è il modo corretto di parlare. Non più pensare al sistema formato dai due, allo stato del sistema formato dei due sottosistemi, come uno stato separabile, cioè come dato da ok, c'ho uno, c'ho l'altro. No, in realtà lo stato, la descrizione più corretta del sistema formato da questi due sottosistemi è come di un sistema in cui i due sottosistemi non sono più separabili, trattabili come sistemi indipendenti, diciamo. Sono intrinsecamente intrecciati, intrinsecamente entangled, non separabili. Non li possiamo sbrogliare, nemmeno. Sì, questo chiaramente porta a pensare, cioè uno può cominciare con i voli pindarici, in un certo senso i sistemi quantistici, nel momento in cui cominciano a interagire l'uno con l'altro, ma anche quelli macroscopici, io e mia moglie, tutti, nel momento in cui si interagisce, si forma un tutt'uno.
non siamo più separabili assolutamente l'uno dall'altro, che è una cosa anche molto romantica dirla così. Ho dedicato un video, lo sanno i nostri ascoltatori, a questa interpretazione romantica dell'entanglement, quindi Sì, è molto bello, diciamo, a seconda del contesto in cui sei costretto a spiegare l'entanglement, questa può essere un'ottima linea romantica. La linea comica è quella dell'attorcigliamento, la linea romantica è questa dell'inseparabilità dei due diciamo però che vale per sottosistemi. tutto, non vale solo per due amanti, vale anche per no, la spazzatura che vado a buttare, vale per tutte le cose con Ecco, cui mi dovevi rovinare il momento romantico della cosa. No, okay, hai ragione, mi ero dimenticato che questa è la linea comica del tuo sì, canale, non la linea esatto. romantica. Noi siamo la linea comica, fedeli alla linea comica. Va bene, ok, quindi questo è un fatto. Ora, perché questo, diciamo, è un fatto romantico, divertente, di sicuro interessante, di sicuro anche profondo, ma perché è veramente sorprendente? Lo è perché ha una serie di implicazioni che fanno veramente a botte con tutto ciò che pensavamo della realtà venendo dalla meccanica classica. E tutto questo è evidenziato dal cosiddetto paradosso IPR, Einstein-Podolsky-Rosen, che ha portato poi a tutte varie dibattiti sull'interpretazione della meccanica quantistica, e ha portato in ultima analisi ai teoremi di Bell e a vari altri risultati sperimentali che hanno confermato la correttezza delle predizioni della meccanica quantistica. Quindi anche questi aspetti sorprendenti, ribadiamo, sono altamente corroborati dagli esperimenti, dalle osservazioni. Ma non solo, questo celebre paradosso EPR di Einstein-Podolsky-Rosen fu formulato per mettere in crisi la meccanica quantistica, se non Sì. che poi alla fine venne verificato sperimentalmente, o meglio, il prodotto di questa cosa qui è stata verificata sperimentalmente, i Sì, teoremi di sicuro di Bell. ha messo in crisi la meccanica quantistica e ha messo in crisi tutti noi, nel senso che ci ha costretti a prenderla ancora più sul serio, a renderci conto che la meccanica quantistica stava dicendo qualcosa di ancora più profondo sul mondo fisico di quello che anche inizialmente, nonostante l'aspetto probabilistico e tutto il resto che abbiamo detto, poteva sembrare. Quindi diciamo brevemente in cosa consiste la questione. Io ho due sistemi. Prendiamo due sistemi di nuovo ultra semplici, anche più semplici di una particella. Un singolo spin, un singolo bit di informazione, Benissimo. però quantistico, quindi un qubit, come si dice. Cioè una cosa, un sistema fisico che può essere, sì, poi fisicamente può essere un atomo in un tuo laboratorio che può essere solo orientato verso l'alto nel suo momento angolare o verso il basso. Quindi un qualunque sistema che ha solo due situazioni possibili, per esempio verso l'alto o verso il basso. Prendo un altro uguale. Allora, entrambi questi sistemi possono essere solo up o solo down. Solo orientati verso l'alto, solo orientati verso il basso. Non c'è altro da dire di questi sistemi. Non c'è altro da misurare di questi sistemi. Li preparo, li faccio interagire il mio apparato di misura, quello che è, li preparo in una situazione in cui lo stato del sistema è praticamente correlato, costruito in maniera tale che sono possibili due cose: o entrambi i sistemi sono up, o entrambi i sistemi sono down, con una certa probabilità che è chiaramente 50%, perché sono solo due possibilità, 50, facciamo, li prepariamo col 50 e 50, senza discriminare, senza fare preferenze tra l'una e l'altra delle due possibilità. Ora prendo i due sistemi preparati così e li allontano l'uno dall'altro, li faccio evolvere, li porto uno, lo lascio qui sulla Terra e l'altro sta su Alfa Centauri. Beh, la teoria mi dice che se io qui faccio una misura del mio sistema, quello che è rimasto nel laboratorio, misuro up, poi faccio un'altra misura, tra un po' misuro down, poi rifaccio la misura up. Poi faccio la misura e trovo di nuovo up, cioè una distribuzione di probabilità.
di up and down che corrisponde al 50-50, 50%, so con assoluta certezza che la stessa misura fatta sull'altro sistema, la stessa serie di misure fatta sull'altro sistema, mi darà la stessa distribuzione di probabilità. Ora, il fatto non è tanto che i due sistemi sono correlati, è che questo è vero anche se sarebbe vero, infatti è vero sia matematicamente che sperimentalmente, anche nei casi in cui il sistema ha molte altre proprietà che posso misurare. Io ho lo stato iniziale di cui ho preparato il mio sistema correlato, mi dà una distribuzione di probabilità su tutte le altre quantità. Posso fare tutte le misure di tutte le varie quantità interessanti, ottengo certi risultati sperimentali, una lunga serie di numeri che sono i miei risultati sperimentali, vado su Alfa Centauri, confronto con le misurazioni fatte dal mio amico alieno su Alfa Centauri delle proprietà che voleva lui, sì, certo. Lì confronto e vedo che corrispondono alla stessa distribuzione di probabilità iniziale, la stessa distribuzione che avevo io. Ora, questo diciamo c'ha varie altre sottoparadossi, diciamo, sotto aspetti problematici. Intanto io posso aver deciso qui nel mio laboratorio cosa misurare in maniera totalmente indipendente da quello che ha deciso di misurare il mio amico alieno. Eppure andiamo a misurare la stessa distribuzione di probabilità, certo, per tutte le varie osservabili. Detto con punto di tutto quello che abbiamo detto oggi. Sì, il paradosso iniziale di Einstein-Podolsky-Rosen nasce dal fatto che uno dice, beh, ma se io posso predire con assoluta certezza a cosa corrisponde la proprietà del sistema su Alfa Centauri, avendo io misurato qui metà del sistema, vuol dire, questa era l'inferenza logica, diciamo, di Einstein, Podolsky e Rosen, vuol dire che tale proprietà del sistema, anche se non l'ho misurata, quella del sottosistema su Alfa Centauri, quella proprietà del sistema è posseduta dal sistema a prescindere dal fatto che la misuri o meno. Perché se la posso predire con certezza misurando qualcos'altro, cioè l'altro sottosistema, senza assolutamente interferire col sistema su Alfa Centauri, evidentemente c'è quello che loro chiamavano un elemento di realtà attribuito a questa proprietà dell'altro sistema su Alfa Centauri. Vabbè, quello che è stato dimostrato... lontanissimo, cioè stessi scoprendo qualcosa su un oggetto lontanissimo facendo una misura su un oggetto qui. Esatto. Quindi l'interpretazione... Daniele? Ok, c'è un piccolo problema. Ti ho perso per qualche secondo, ma secondo me ci siamo. Sì. Ok, continuiamo pure. Ti sento. Sì, dicevo... questo discorso. Sì, la conseguenza logica che avevano tratto da Einstein, Podolsky e Rosen di questo fatto, che è un fatto matematico prima ancora poi di essere stato verificato, diciamo, sperimentalmente, non su Alfa Centauri, ma in maniere un po' più fattibili, ma assolutamente analoghe, era, beh, ma allora vuol dire che l'informazione che ho del sistema contenuta dalla distribuzione di probabilità non è completa, non mi sta veramente dicendo tutto ciò che nel sistema c'è. Perché posso fare inferenze con assoluta certezza sulle proprietà del sistema che la sola conoscenza della distribuzione di probabilità sembrerebbe non permettermi. Quindi ci deve essere qualcosa di più, ci deve essere un elemento di realtà che non è compreso nella descrizione quantistica del sistema. Quindi la meccanica quantistica è incompleta. Ora, poi, diciamo, questa cosa diventa associata al dibattito, ci sono vari... obiezioni al ragionamento di Einstein, Podolsky e Rosen che portano a raffinare un po'
l'argomento, però il problema esiste, diciamo, la questione era aperta. La questione era appunto, ma che ne so io che la decisione quantistica non è in realtà incompleta, ci sono posso in realtà attribuire dei valori esatti alle proprietà del sistema, semplicemente non sono contenuti, non sono derivabili dalla meccanica quantistica, dalla funzione d'onda da sole. Come ci fossero delle variabili nascoste. Sì, questo ha portato appunto a tutta l'idea delle variabili nascoste, che è sia una riformulazione alternativa della meccanica quantistica, con certe differenze, sia una interpretazione diversa della meccanica quantistica. Quindi diciamo, va nella direzione di riportare il tutto a una visione più classica della storia, in cui no, la realtà ha le sue proprietà, i sistemi fisici hanno le loro proprietà, noi però non li sappiamo, abbiamo solo la funzione d'onda, cioè abbiamo delle leggi di evoluzione della funzione d'onda, eccetera, eccetera, ma questo chiaramente è solo parte della storia. Per farla corta, per farla breve, quello che ha dimostrato Bell e varie altre persone dopo Bell è che questi due modi di vedere la situazione, quello con variabili nascoste, diciamo, e quello della meccanica quantistica in cui non postuli, non assumi che esistono queste variabili nascoste, che c'è un'informazione completa nella funzione d'onda, nel momento in cui applichi queste due descrizioni a sistemi entangled, del tipo che abbiamo discusso, ti portano a derivare delle equazioni matematiche che predicono cosa va a succedere se fai certe misurazioni un po' complicate, di varie osservabili, non solo quelle semplici, ma varie osservabili, varie proprietà fisiche dei due sistemi. Cioè, vai a guardare un po' più in dettaglio le liste di numeri che avevamo confrontato prima. Prima l'avevamo confrontati solo in una maniera banale, cioè ho misurato questo, ho misurato questo, vediamo se coincidono o no, a quale distribuzione di probabilità corrispondono. Vai a fare misurazioni di tante altre quantità nei due sistemi che sono entangled e che sono però molto distanti. Derivi tutta una serie di proprietà di disuguaglianze, si dice, di formule matematiche che mettono in relazione le due distribuzioni di probabilità dei due sottosistemi. Ora, ci sono due cose. Uno, queste disuguaglianze, queste formule matematiche sono state perfettamente verificate sperimentalmente. Quindi il teorema è corretto, la meccanica quantistica dà tutte le predizioni giuste. Bene, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico e stavamo dicendo che il teorema di Bell produce certe disuguaglianze, che la meccanica quantistica fa delle previsioni, quindi in questo senso è che queste vengono assolutamente verificate sperimentalmente. Esatto, quindi vediamo. Allora, in meccanica quantistica, quindi possiamo dire che sappiamo sperimentalmente e matematicamente che la decisione quantistica ci dà tutta l'informazione che ci serve per spiegare cosa succede a due sistemi entangled e per spiegare questa apparente non località, diciamo, delle misurazioni, cioè il fatto che le misurazioni che io faccio qui sono in qualche modo correlate con le misurazioni che un alieno indipendentemente fa su Alfa Centauri dei due sottosistemi che erano appunto entangled. Quindi la meccanica quantistica di per sé non ha molto da dire. Diciamo, non ha necessità di dire altro che quello che già ci dice dal punto di vista sperimentale. Se però vogliamo insistere con l'idea che c'è un elemento di realtà, per usare le parole di Einstein, Podolsky e Rosen, che in qualche modo va aggiunto e non è completamente incorporato, espresso dalla meccanica quantistica, gli stessi risultati sperimentali e teorici portano a un'interpretazione, se volete, ancora più sorprendente. Quindi o accettiamo
con la meccanica quantistica, che non c'è molto altro da dire. I sistemi sono intrinsecamente probabilistici, che le proprietà fisiche non sono, cioè intrinsecamente non sono determinate e non sono precisamente, non assumono valori precisi. Niente va nascosto. Esatto, e veramente sono i due sottosistemi entangled, sono effettivamente collegati a distanza, in qualche modo, ma sono in questo senso probabilistico, diciamo. O questo, oppure se insistiamo sulle variabili nascoste, cioè sull'idea che ci sono alcune almeno delle proprietà fisiche del sistema sono determinate, solo noi non lo sappiamo, gli stessi risultati teorici e sperimentali implicano però che allora la natura è fondamentalmente non locale, perché vuol dire che in un qualche modo letteralmente i due sistemi, benché si trovino a distanze siderali, si influenzano a vicenda. Allora, veramente questa determinazione delle proprietà fisiche del sistema, che magari sono appunto perfettamente determinate, lo sono però in maniera non locale. O rinunciamo alle variabili nascoste, o rinunciamo alla località. Esatto, o l'uno o l'altro. E quindi in entrambi i casi la meccanica quantistica, anche nella sua formulazione alternativa o modificata delle variabili nascoste o di qualunque variazione, diciamo, di questo approccio, di questa idea, ci costringe a una, diciamo, a uno shock concettuale enorme, a una dipartita radicale dal, da ciò che pensavamo di sapere del mondo sulla base della meccanica classica. Trovo questo sempre molto, onestamente, emozionante. Non, tradendo un attimo la linea comica, lo trovo affascinante e molto emozionante. E direi che con questa bomba, dopo aver chiuso questo discorso, noi possiamo salutare i nostri crononauti che abbiamo tenuto qui più di un'ora e in realtà gettarci subito nella registrazione del prossimo episodio. Quindi questo è il backstage. Sì, salutiamo. Vi salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Anzi, io e te ci vediamo subito e rivediamo loro la settimana successiva. Va bene? Ciao, ciao. Ciao a tutti.